cittadinanza fa sul tema delle strisce blu. È nato un po' spontaneamente in rete, su internet, poi alcuni cittadini hanno cominciato a distribuire volantini sul tema e abbiamo coinvolto anche qualche studente delle scuole che siamo contenti di vedere qui stamattina. Abbiamo cercato informazioni prima di tutto tecniche su questa questione delle strisce blu e in questi giorni, da lunedì, mercoledì ed oggi, abbiamo messo insieme il contributo di tutte quelle persone che avevano da eccepire sul dispositivo delle strisce blu che è stato creato a Pomigliano ed è stato bandito a novembre con una gara. Abbiamo cercato di mettere insieme un po' tutte queste criticità che ci preoccupano per diversi punti di vista. Le strisce blu, come è stato già ribadito in alcuni incontri, alcuni interventi, sono l'ultimo tassello di un piano di mobilità sostenibile che può riguardare la città di Pomigliano d'Arco, che doveva riguardare la città di Pomigliano d'Arco. Si è deciso di partire dalle strisce blu, penalizzando fortemente chi ha l'auto in strada, perché Pomigliano non è una città turistica, non è che di sera le macchine non ci sono per le strade sono piene di macchine la sera perché sono dei residenti, non siamo a Napoli che via Caracciolo si svuota dopo l'una di notte perché le persone ritornano a casa magari in provincia. Quindi la grossa penalizzazione era questa, ad esempio, come le grandi criticità che ci preoccupano, che espongono il comune, il bilancio comunale a seri rischi per come è stato creato questo protocollato speciale d'appalto. Allora abbiamo deciso di fare delle riunioni, sono stati proposti degli interventi, sono state proposte delle manifestazioni, dei sit-in, l'abbiamo fatto uno, un'assemblea bellissima mercoledì sera. Oggi noi siamo qua perché abbiamo messo insieme tutte le criticità, prima di tutto tecniche e poi anche di disagio per le famiglie pomiglianesi, per consegnarle stamattina al sindaco. Noi cerchiamo, vogliamo essere ricevuti dal sindaco stamattina e vogliamo chiedergli se queste cose che noi abbiamo messo insieme grazie al contributo di tecnici, semplici cittadini, loro le sanno. C'è una sentenza, ad esempio, ne dico una, poi dopo interverremo, parleremo anche tecnicamente, ma c'è una sentenza della Corte di Cassazione che è uscita a luglio, loro il protocollato speciale d'appalto lo hanno emesso a novembre, molto probabilmente sulla questione della TARSU e della TOSAP che ho già spiegato nella precedente assemblea, loro sanno ben poco e questo ci preoccupa perché ci espone ad un danno erariale, non indifferente. Allora noi questo vogliamo sapere, perché questo provvedimento, prima ancora di essere scellerato perché grava ulteriormente sui costi delle famiglie pomiglianesi, molto probabilmente è fatto anche male. Ma tutto questo, quello che ci sta stamattina qui in questa piazza in una giornata lavorativa, fatevi un applauso perché stamattina siamo qua in una giornata lavorativa. E per gli studenti, diciamo, di università, di corsi. Allora, questa mattina noi qua potevamo non starci semplicemente se sulle strisce blu avessero fatto un consiglio comunale aperto, un'assemblea, prima di farle magari ci potevano consultare, ci potevano chiedere: noi vogliamo fare le strisce blu, come possiamo cercare di venire incontro alle famiglie pomiglianesi? No, questo non è stato fatto, si è pensato solo che questo dispositivo potesse aiutare i commercianti, che poi gli stessi commercianti sono contro le strisce blu, abbiamo ricevuto i contributi di commercianti in tutte e due le assemblee di questi giorni. Si è pensato soltanto a fare il dispositivo come meglio conveniva all'azienda, questo è il punto. Giusto per concludere, io poi passo la parola agli altri. Ci sono dei problemi anche per questa ditta che si sta occupando di strisce blu, perché c'era un'interdittiva antimafia sull'azienda che aveva vinto a febbraio. Questa azienda è stata esclusa dalla gara, adesso sta per rientrare grazie alla pronuncia del TAR. Anche le persone che sono state assunte in questa azienda adesso avranno dei problemi, perché questa azienda molto probabilmente a novembre, dopo la pronuncia del TAR, dovrà tornarsene a casa e subentrerà l'altra. Inoltre
magari è anche con penali probabilmente. Inoltre, probabilmente le multe che faranno queste persone che sono state assunte, e che voglio precisare, noi qui non siamo a fare la guerra dei poveri, noi qui siamo contro un dispositivo che è scellerato perché non è assolutamente inquadrato in nessun piano di mobilità per questa città. Loro ci hanno messo le strisce blu, ma non abbiamo mezzi alternativi per muoverci per la città, soprattutto per i cittadini delle periferie, soprattutto. Ma è molto probabile che tutte, anzi è sicuro perché abbiamo visto le sentenze, le multe che saranno emesse sono tutte annullabili. Noi ora non so quali sono i risultati che metteremo insieme oggi e nei prossimi giorni, ma le multe saranno annullabili, perché è questa questione della percentuale sulle multe emesse è stato già ribadito che non può essere assolutamente considerata ammissibile dalle corti che si sono pronunciate su questo tema. Quindi io invito anche le persone che sono direttamente coinvolte nell'esecuzione delle strisce blu, nella costruzione delle strisce blu e anche nell'emissione delle multe, a fare quadrato intorno a questo tema, perché a noi, prima ancora dei problemi economici, ci sta preoccupando seriamente i problemi tecnici che espongono il nostro comune ad un danno erariale. Grazie. Buongiorno a tutti. Anche io faccio un applauso a tutti noi che siamo qui, nonostante ciascuno di noi ha, per chi ha la fortuna ancora di lavorare, un ufficio aperto, e quindi oggi noi siamo qui, come diceva Luigi, per entrare nel merito e nel formalismo di un documento, di una ordinanza che a noi sembra scellerata per tutta una serie di motivi, alcuni dei quali sono stati evidenziati, ma altri li potete leggere, perché quello che leggete è la sommatoria di una serie di studi fatti appunto da un gruppo di lavoro che si è costituito e per la città ha fatto uscire questo documento, che noi crediamo ancora possa, considerando che il nostro sindaco ci dovrà dare ascolto, possa ancora fermare questo scellerato atto. Perché noi che cosa siamo venuti a fare qua stamattina, dopo esserci raccontati per tre giorni in una stessa settimana, questo anche di un altro aspetto importante, non siamo solo quelli di stamattina, ma quelli di stamattina si aggiungono in questa settimana tutti gli altri che sono venuti negli altri due incontri. Noi oggi chiediamo al sindaco di collaborare con lui affinché un atto che si è dimostrato essere formalmente sbagliato e sostanzialmente scorretto nei riguardi di una città che ha avuto degli aumenti incredibili della Gori e che dovrà pagare, perché i conti che noi abbiamo fatto sono non i 20.000 euro che dicono che guadagneranno da questa cosa, ma è una tassa per i cittadini che, per stime fatte proprio ad un tavolo di lavoro che è finito ieri a tardanotte mentre c'era la partita del Napoli, abbiamo assunto che pagheremo noi cittadini pomianesi 4 milioni di euro per queste strisce blu, a cui si aggiungono dei mancati introiti per circa 200.000 euro, sempre da calcoli che evidentemente lasciano il tempo che trovano perché sono fatti senza tutti quelli che sono i parametri, però da un calcolo ci siamo mantenuti, il comune potrebbe non richiedere un introito di 200.000 euro a questa ditta aggiudicataria. Ma a questo, come diceva Luigi, noi ci preoccupiamo, e i toni di questa nostra lettera al sindaco sono toni anche abbastanza pagati, perché non abbiamo noi abbiamo interesse che questa ordinanza venga fermata, non ci interessa fare caos, ci interessa che però, rispetto ad un'ordinanza fatta in modo frettoloso, qualcuno si renda conto che forse un passo indietro significa, come diceva Armstrong sulla Luna, qualche passo avanti per tutti quanti noi. Ci evita di pagare 4 milioni di euro, ma ci evita di far sì che questa amministrazione fra un po' sarà tenuta a pagare, così come è questione dei giorni scorsi. Sapete che noi siamo stati, i nostri ex amministratori sono stati richiamati da un tribunale della Repubblica Italiana per la bancarotta fraudolenta, questo è il reato di imputazione, peraltro neanche una cosa così, per 16 milioni di euro per il fallimento della Pomigliano Ambiente. Allora noi cerchiamo con il nostro piccolo contributo di cittadini normali di dire al comune, se prima gli altri si sono resi rei e passibili di questi reati, che però ci costano poi alla fine a noi 16 milioni di euro, vedete di non farci ulteriormente fra un po' di anni trovare un'altra ricetta
che voi pagherete probabilmente penalmente o come funziona la magistratura, ma magari neanche così, però sicuramente i guai economici verranno ai cittadini e pro quota tutti quanti noi dovremmo andare a riprendere. Quindi questa mattina noi adesso fisicamente con voi alle spalle, ma per semplicemente significare che non siamo io, Luigi, Salvatore, Nino e tutti gli altri, ma siamo tante persone che dicono: caro sindaco, avete fatto un'ordinanza sbagliata nella forma, sbagliata nei tempi, sbagliata nella sostanza, che ci può portare a sicuramente nel prossimo futuro a sborsare delle somme che noi non vogliamo. Apriamo gli occhi, fermiamo un attimo questa ordinanza, ragioniamo sui temi di diritto, di fatto, di luogo e di sostanza che alcuni cittadini riunitesi in assemblee pubbliche hanno portato alla sua attenzione, e faccia un passo indietro affinché tutti quanti noi possiamo in una assemblea partecipativa decidere se le strisce blu sono un qualche cosa di positivo o di negativo per la città. Certamente i tempi sono assolutamente stretti, entro il 15 il sindaco ha la possibilità di fermare, almeno di fermare l'ordinanza, e noi oggi questo stiamo andando a chiedere con toni, ripeto, pacati rispetto ad un'ordinanza che vede la città intera, comunque grande fetta della città, non consensiente. Io ritengo che a questo punto, se non so se c'è un altro intervento di Salvatore, dopodiché possiamo tranquillamente alcuni di noi con la vostra forza dietro andare a chiedere al sindaco, speriamo che ci sta o chi ci potrà ricevere, di poter entrare nel comune. Noi entro però il 15 dobbiamo avere una risposta, perché se oggi siamo qui in modo tra virgolette pacato, gentile e signorile, come spesso ci capita di fare, entro il 15 potrebbe essere che la piazza si smobiliti in modo anche diverso. Grazie. Io sono Tina, faccio parte della CAIP, che è l'associazione dei commercianti. Volevo solo dire, già che è stato detto da non so chi, una grossa bugia, che i commercianti erano d'accordo sulle strisce. Anche a me mi è stato detto. È una grossa bugia. È una grossa bugia, te lo ripeto, tu mi conosci. Allora, noi le canzoni, no, pure e non è, guarda, te lo posso assicurare che non è vero. Lei è d'accordo sulle strisce? Okay, lei sarà d'accordo, ma il 99,9% dei commercianti no. Abbiamo raggiunto al tavolo di concertazione, perché questa cosa era partita con 1,50 € all'ora. Allora, si sono degnati di farci sapere che poi si è presentata, mi pare, soltanto la CAIP. Le altre associazioni mi pare che hanno fatto terra bruciata in poi. Comunque volevo solo assicurarvi che il commerciante è andato a fare un tavolo di concertazione per abbassare la quota oraria, e siamo arrivati ai 50 centesimi all'ora, con i 10 centesimi per 10 minuti, i 20 centesimi per 20 minuti, le ore frazionate. Comunque era solo questo che volevo chiarire, perché non è giusto che i commercianti, ormai siamo proprio allo stremo tutti quanti, vengono accusati di cose che non sono vere. È una grossa bugia, partita magari dall'alto, però è una bugia. Grazie. Anche un costo di 0,50, avendo una macchina parcheggiata una giornata intera, porta un costo di 4,50 € per un mese intero. Quanti soldi dobbiamo spendere? La signora 4 milioni di euro. Scusate un attimo. Attenzione. Allora, io vorrei rimanere nel clima che Felice stava dicendo, ossia di tranquillità. Allora, Tina ha detto qualcosa di estremamente importante, che si rifà anche al discorso dell'intervento che io volevo fare, ossia, signori, qua trovare una strada unica sulla quale anche noi che siamo qui stamattina troviamo tutti quanti un accordo è impossibile, perché le esigenze sono tante, siamo tanti e fortunatamente le idee sono tantissime, e questa è
un punto di opportunità per la città. Però sulla base di questo noi dobbiamo puntare su tre cose che dobbiamo esigere, perché è uno stile su tutte le cose che si faranno successivamente, e sono: garanzia della trasparenza, vogliamo delle certezze e vogliamo la verità, perché questa che ha detto Tina oggi è già verità, e queste tre cose si realizzano soltanto attraverso la partecipazione della gente che chiede trasparenza, certezze e verità. Una prima non verità: questa assise che si è formata non è contro queste benedette persone che troveranno il posto di lavoro per le strisce, perché poi si cerca di mettere in contrapposizione, non è così, perché noi non stiamo dicendo che le strisce non si devono fare, noi stiamo dicendo che le strisce ci sono, devono essere fatte, ma con un criterio di partecipazione e razionalità, non che non devono essere fatte, sino fare in modo razionale. La verità poi qual è? Se mi scusate la verità, che noi quando andiamo ad intervenire e diamo spazio a queste persone, la verità è nelle carte, nelle statistiche, l'80% di tutte le aziende che si vanno a formare e dedicano un servizio ha una chiusura dell'azienda nel giro di due esercizi. Si sanno anche le modalità con le quali poi dopo vengono eliminati questi bandi, e l'amministrazione, cosa che non c'è in questo progetto, non prenderebbe nemmeno quei 20.000, e quei 20.000 che va a guadagnare li deve spendere in avvocati per cercare di recuperare. Quindi questo è un dato statistico. Allora, come si deve agire in tal senso? Dicendo i dati come stanno e chiedendo certezze. Un altro discorso delle certezze, sempre in merito alle persone. Noi, tra virgolette, questa battaglia qua la facciamo anche per quelle persone che stanno per essere assunte o che sono state assunte, perché tra un anno e mezzo, due anni, probabilmente si troveranno nella stessa situazione. E questo non va bene, perché poi le certezze per qualcuno devono diventare le certezze di tutti, perché non possiamo stare più a contrapporci sul posto per 8 persone quando ne rimangono fuori tantissime altre, e quando diamo le tasse, lo diceva bene Luigi, questa non deve essere una guerra tra i poveri, assolutamente no. Allora noi, con la pacatezza e calmando praticamente gli animi su questo aspetto, noi dobbiamo andare sopra e chiedere che cosa? Chiedere una revisione appunto di questo progetto, una valutazione su quello che è stato fatto, esporre e dare il nostro contributo, perché noi non vogliamo fare una battaglia di contrapposizione, noi dobbiamo fare praticamente una condivisione e una costruzione sui progetti. Quindi adesso mettiamoci insieme, vediamo chi deve salire e andiamo a parlare. Grazie. Perdonatemi soltanto, è un dato importante, però chiudo. Un'altra verità, questo è importante, vi chiedo l'attenzione. Questo movimento che si sta riunendo intorno a questa problematica non è un movimento politico, se anche vedete il sottoscritto che è stato candidato a sindaco per una lista civica, lui e qualcun altro che sta militando in altre liste. Allora signori, questa è una non verità, a me interessa non pagare e costruire in modo giusto. Questo non è un movimento politico, questa è una richiesta di far valere i diritti dei cittadini. Allora adesso, a livello operativo, visto che tutti quanti poi forse dobbiamo anche tornare alle nostre case, facciamo così, c'è un piccolo intervento del responsabile della Codacons, poi come si fa quando si vuole parlare con una persona? Si va a casa e si bussa, noi gentilmente ci giriamo, andiamo verso il comune e speriamo che non solo ci aprano, essendo il comune anche nostro, ma chi è in quel comune è con i nostri voti ci riceva, perché pacatamente vogliamo dire queste ed altre nostre richieste che vorremmo fare al sindaco, per cercare di evitare degli errori che, ripeto, a mio parere e a nostro parere potrebbero comportare degli sforzi importanti nel prossimo futuro. Do per veramente pochissimo tempo ancora la parola a Nina, adesso si
si presenta lui e poi tutti quanti noi insieme, ovviamente non saliamo tutti, saliremo 5-6 persone, chi vuole salire, poi però fateci compagnia perché ovviamente vogliamo e sosteneteci perché vogliamo che arrivare all'obiettivo. L'obiettivo è quello di fermare l'ordinanza. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie da parte mia va anche a coloro che hanno lanciato, diciamo, questi momenti di partecipazione. Io in qualità di responsabile del Codacons faccio presente che noi ci siamo mossi dall'accesso agli atti a novembre 2011, praticamente ci siamo mossi in direzione dell'azione legale. Vedete che sta circolando una petizione in carta intestata Codacons, quindi fatela firmare, diffondetela, datene la più forte diffusione e potete scaricare il modulo da internet tranquillamente su Facebook, date l'amicizia a Codacons Pomigliano e fate tutto. Giusto due parole, la questione è prettamente consumeristica, qui i colori politici c'entrano poco, noi ci opponiamo a queste due delibere che hanno istituito il piano per un motivo molto semplice, la gente oggi 2012 non può sostenere ulteriori balzelli. La cosa che c'è e che dà molto fastidio all'opinione pubblica è successo sotto gli occhi di tutti, le strisce blu per magia in molte strade sono diventate bianche. Non è concepibile, se questo piano è sbagliato, che si tolga di mezzo. Se le tariffe sono state mal valutate, che si annullino le due delibere. La sosta a pagamento è un deterrente importantissimo per l'uso del mezzo privato, ma sia ben chiaro, fino a quando vedremo mezzi pubblici girovagare, vuoti per la città, e la mancanza di ZTL, la mancanza di tutti quei dispositivi che un paese civile deve avere, la sosta a pagamento non è la cosa che viene prima, è la cosa che viene per ultima, non viene prima. Io saluto tutti e ringrazio tutti per la partecipazione. Buona giornata. Allora, come detto, noi ci giriamo e cerchiamo anche questa striscia della legge. Allora, c'è stato detto che il sindaco non c'è, c'è il vice sindaco e si è dichiarato disponibile, lo ringraziamo ovviamente per questo, a ricevere però solo 5 persone, siccome abbiamo chiesto di entrare in di più, non tutti, ma una delegazione un po' più ampia, almeno una decina. Cercheremo di, adesso sono andati sopra a chiedere e quindi aspettiamo se possiamo salire in 10. Vi raccomando di restare con noi perché ovviamente appena scenderemo daremo pubblicamente conto di questo incontro e dell'eventuale esito. Vediamo così. Io però volevo dire una cosa e precisarla. Allora, per quel poco di esperienza che abbiamo avuto anche in altri tipi di contrattazioni, chiamiamole così, io so che il vice sindaco è una persona estremamente disponibile, ma qua in questo comune decide tutto il sindaco, il quale in questo momento non c'è. Io non so cosa... Ci dicono che non c'è, quindi qualsiasi cosa uscirà da questo tavolo, a mio parere avrà una valenza dei potenziali. Possiamo andare tutti a andare a vedere se c'è il sindaco. Aspetta un attimo, io posso fare una proposta?
Allora, siccome, come diceva Luigi, già abbiamo avuto esperienza, signora scusate, ma siccome già abbiamo avuto esperienza, come diceva Luigi, di tra virgolette contrattazione sul discorso del parco pubblico e altre cose che abbiamo proposto, io proporrei una proposta mia personale, è che o si trova un altro momento in cui si parla con il sindaco o altrimenti non ci sarà mai il sindaco, cioè io personalmente penso che sia inutile salire. Ragazzi, allora un attimo soltanto, visto che comunque noi siamo con alle spalle un'istituzione e visto che ci dicono che il sindaco non c'è, ma c'è il vice sindaco che ci vuole ospitare, ecco c'è una... E chips. Ragazzi, allora ci hanno ancora confermato che il sindaco non c'è, il vice sindaco si è dichiarato disponibile a far salire solo 5 persone, ci siamo rifiutati di salire in 5, abbiamo detto almeno in 10 e adesso aspettiamo l'altro bollettino. Perché con lo scontro non si ottiene niente, ok? Dunque andiamo con calma. La signora dell'associazione dove sta? È entrata. Allora, noi ci diamo mezz'ora di tempo. Ma il pieno rispetto per queste persone che sono impiegati pubblici e che non è nostro interesse attaccare. Abbiamo chiesto all'assessore Caprioli di sospendere il provvedimento il 15 e di attuare un piano partecipato di mobilità sostenibile e se un piano partecipato, eccolo qua, lui è l'assessore con cui abbiamo parlato, ovviamente ha detto che deve riferire al sindaco, quindi ci siamo dati appuntamento per delle risposte con l'assessore giovedì sera, quindi noi giovedì sera saremo di nuovo qui, ora o per ricevere la telefonata del sindaco o dell'assessore o per incontrarlo. La risposta ci sarà data giovedì sera. Dico che ci rivediamo giovedì sera qui perché non abbiamo i contatti, diciamo sempre alle 19.30, perché sarà un'assemblea sulle strisce blu nelle quali noi avremo delle risposte su questa questione. Gli abbiamo chiesto l'annullamento del provvedimento per i vizi che abbiamo trovato. Abbiamo chiesto la eventuale sospensione il 15 se loro non sono d'accordo con l'annullamento, sospensione e riorganizzazione del piano di strisce blu. Significa le richieste che sono state avanzate, abbonamento ai residenti, a Napoli ripeto che si paga 10 euro all'anno per i residenti e giustamente l'ingegnere Aveta poneva una questione chiarissima: se io mi sveglio più tardi, ho parcheggiato la macchina sotto casa e per sbaglio mi sveglio più tardi o tengo la febbre, sto solo io mi trovo la multa sulla macchina alle 9:30 di mattina. Però guardate, io ve lo dico chiaramente, a parte con l'assessore Caprioli, io trovo un continuo bisogno di queste persone di giustificare le loro malefatte con le malefatte del passato. Io personalmente ne sono a conoscenza, sono un cittadino informato e sto chiedendo a questa amministrazione i diritti che chiedevo a quella di prima.
quindi cerchiamo di togliere dal piatto tutti i problemi politici che sono delle stronzate rispetto a quello che veramente poi queste persone fanno sulle tasche dei cittadini. Perdonatemi l'indignazione, ma personalmente non ne posso più di sentir parlare delle amministrazioni passate, e tra l'altro i cittadini qua o non le hanno votate o le hanno votate e se ne sono pure pentiti, e molti si sono pentiti anche di questa qua. Ci vediamo giovedì sera alle 19:30 qua. Grazie.